Buongiorno signori, quest'oggi vi mostrerò una mia tipica giornata al Politecnico di Torino, compreso studiare, andare a lezione, le diverse aule e fare una spesina finale perché era necessaria, ma direi di iniziare. Buongiorno signori, io sono Marco e sono uno studente di ingegneria informatica al Politecnico di Torino del primo anno, fuori sede. Detto questa è la mia classica colazione, 5 biscotti precisi, mi raccomando, ma in realtà forse la aumentiamo perché 5 sono troppo pochi, poi ho sempre fame. Il fatto è che l'università, a differenza delle superiori, non ha orari fissi, non hai tutti i giorni dal lunedì al venerdì, almeno al Politecnico di Torino, lo stesso orario come alle superiori. Il problema è che alle 7 di mattina non riesco a tenere il conto di 5 biscotti, allora ho preso due tipi di biscotti diversi, così che almeno devo tenere conto della metà dei biscotti. Se qua sono a 2, qua sono a 4 e questo sarà sempre l'ultimo biscotto, se inizio da questo. Così devo saper contare fino a 2, che dalle 7 di mattina è un problema. Ma ancora prima di andare al poli, la mia idea era quella di fare due problemini di informatica. Infatti quest'anno ho l'esame di tecniche di programmazione, si centra su C, quindi insomma è una buona idea farseli ogni tanto. Tra l'altro io lo studio me lo gestisco in questo modo, divido le mie sessioni di studio e decido in blocchi da 25 minuti con 5 minuti di pausa cosa fare in ogni blocco in anticipo e studiare accordingly. La speranza è quella di riuscire a completare due programmi interamente utilizzando vettori e matrici, e qua vedo che mi sono messo come obiettivo di concludere e trarre le conclusioni, perché di solito io faccio i programmi e poi mi dimentico, cioè dico ah ok vabbè è fatto, boom, chiudo, mi dimentico tutto, quindi trarre delle conclusioni da ogni programmino. Vedremo. Ok, come si può vedere dallo schermo del mio computer, invece che programmare sono subito passato a Notion a ricopiarmi del codice e non capivo. Ok, è passata un'ora e mezza, siamo nella pausa, i miei piani di studio bellissimi come al solito vanno a farsi benedire quando si parla di esercizi. Non so perché, ma non riesco a darmi delle tempistiche sensate in termini di esercizi. Però il senso è darsela, almeno uno c'ha un attimo un piano, una progettualità, un senso di quello che sta facendo, e le pause sono super utili. Comunque sì, tra mezz'oretta andiamo al poli, quindi vediamo. Qua ho fatto un programmino in C, devo capirlo bene. Il problema dei programmi di informatica è anche capire la soluzione. Per esempio qua il professore ha scritto una soluzione dove ha utilizzato una cosa che non aveva mai utilizzato, ovvero argv, allora sono dovuto andare su YouTube e su ChatGPT, strumento più utile del mondo, per capire cos'è argv. Niente, piccoli inconvenienti che possono capitare. Qui invece ho capito, infatti del codicino lo scrivevo piano piano anche con l'aiuto di ChatGPT. Ok signori, fortunatamente sono riuscito a finire questo secondo programma, che essendo comunque secondo era molto più facile del primo, quindi molto bene. Adesso sono le 11 e quindi è l'ora di andare al poli, l'ora di farsi lo zaino. In realtà io porto davvero poche robe, stiamo parlando dell'iPad, il Mac, l'acqua, vabbè, va bene, la penna e il caricatore, e anche quello dell'iPad che non guasta mai nel caso cui mi si scarichi. Serve qualcos'altro? Non penso. È l'ora di andare. Questa è Torino, una bella città molto soleggiata, molto calda in quel giorno, però molto verde anche. Come vedete c'è l'hotel del Politecnico, pazzesco, che serve per gli studenti che fanno il test d'ingresso oppure i professori super pro incredibili. Io sono che cammino con la giacca, ho caldo, e le macchine che passano a una velocità incredibile, soprattutto di notte. Questo è davanti al Politecnico, quelle sono il Politecnico per appunto, e questa è una clip di io che rischio la morte per sta ciclista. Sì. Comunque, una delle cose che non mi sarei mai aspettato venendo a Torino è il quantitativo di verde che è presente. È un casino, è incredibile. Cioè, guardate, questo è davanti al Politecnico. Tutti alberi, ma poi continua, cioè tipo tutta la via. In realtà questo è il retro del Politecnico. Solamente che è talmente grande che il retro sembra al davanti, cioè potrebbe benissimo essere un ingresso principale. Per farvi capire, questa via sopra, che adesso ci sono tutte le impalcature, ti permette di andare dall'altra parte in cui c'è un'altra proprio zona del Politecnico. Quindi è enorme, come vedete ce n'è un'altra là dietro, là. Quindi, assurdo. Adesso sbrighiamoci che 10 minuti e dobbiamo essere nella nostra aula. Perché sbrighiamoci? Sei arrivato davanti al Politecnico? Eh sì, perché per arrivare alla mia aula almeno 10 minuti ci vogliono. Qua provano a rifilarmi i volantini, ma io faccio finta di ascoltare la musica. Ciao, posso lasciartelo? Ops. Questo è l'ingresso secondario del poli, molto squadrato, si vede che facciamo ingegneria. E invece questo è l'ingresso principale, come vediamo c'è la scritta Agnelli, bella grande, ed è molto più, secondo me, elegante, molto più carino. E questa è l'aula in cui vado, è una delle tante fatte per i primini, infatti sono enormi, dove ci fanno anche gli eventi tipo, e sono, niente, carine.
Buongiorno. Io oggi mi fermo qua, sì. Vuoi apparire nel vlog? No, tutte le note del giorno. Come hai fatto? E quindi come fai? Ma guarda, hai scoperto una funzione. One eternity later. Molto traumatico, devo ammettere. Però almeno la prima ora è andata, ora e mezza. Adesso vi porterò a prendere la pizza del Poli. Molto buona. La prendo sempre quando ci sono selezioni che coprono l'orario di pranzo. Stiamo andando nel bar all'interno del Poli, nell'ala, quella tutta in fondo a destra, appena entri dall'ingresso principale. La speranza ovviamente è una coda non infinita, dato che di solito lo è sempre, soprattutto quando c'è il cambio di lezione. Ed effettivamente è infinita. E vabbè, aspetteremo. Sì, però è moderata. Ah, però c'è anche margherita in realtà. Sì, prendo margherita. Io vorrei una pizza margherita, per favore. Grazie. Margherita. Allora mi chiedo di fare una pizza. Ok. Mi è andata male. Minchia, me ne ha mangiate prese da mano. Pizza presa. Ah, vogliamo suonare insieme. Non sanno che li vedranno 100.000 persone. Basta, ora ho fame. Opinione a caldo post lezione è stata davvero davvero dura, molto difficile. Hai detto che ci sarebbe stato il teorema più importante di algebra lineare di questo trimestre, però è stata molto difficile. Quindi boh, speriamo. Oggi fa stranamente caldo, la gente sta fuori, gioca a calcetto, molto figo, ci sono un sacco di calcetti, oppure prende il caffè, anche questo ci sono un sacco di macchine del caffè, soprattutto dentro, però non sono mai abbastanza, non lo sono mai. Tutte le volte quando c'è il cambio d'ora non si riesce mai a prendere il caffè, se non andando poi dei minuti dopo a lezione, servirebbe una macchinetta del caffè portatile. Qua provo a studiare, però purtroppo i ragazzi che giocavano a calcio balilla hanno iniziato a darmi altamente fastidio, quindi mi sono spostato, e anche perché faceva caldo. Qui faccio una clip e i miei amici devono ridere come degli scemi. Sono fatti così, cosa ci posso fare? Ok signori, quindi abbiamo studiato un pochino oggi pomeriggio. È andata abbastanza bene, però c'è un sacco di casino e il sole picchiava un casino. Adesso mi sa che andiamo a seguire il tutoraggio di fisica e vediamo se effettivamente abbiamo capito qualcosa. Speriamo. Spoiler, no! Ora per l'accelerazione potenziale. Niente signori, alla fine comunque sono uscito in anticipo dal tutoraggio perché purtroppo stavano trattando argomenti del capitolo esattamente dopo quello che stavo per fare oggi. Quindi niente, insomma, questo è l'ingresso del Poli e qua vi è una manifestazione che non ho capito cosa sia, però credo, perché c'è una bandiera palestina. Insomma, l'identità politica del Politecnico è abbastanza netta, però credo lo sia di tutte le università e sicuramente non è a destra. Però niente, è un'affermazione, non voglio entrare nella politica, ragazzi. Ti prego, YouTube, non demonetizzarmi il video. Comunque è incredibile la sensazione comune mia, ma penso della maggior parte degli studenti, ovvero studiare tutto il giorno e poi pensare di non aver capito niente. Oddio, ma in realtà non è tutto il giorno, ci sono dei momenti in cui mangio, parlo, faccio i bisogni, quindi potrei prendere anche quelli. Penso che uno arrivi a queste conclusioni e poi alla fine lo faccia in sessione, fondamentalmente. Però l'idea, la speranza è quella di non doverlo fare. Ma adesso, ora della spesa. Perché in pratica qua, il mercoledì, gli studenti universitari con la tessera hanno uno sconto del 20%. Quindi, per questo che vengo. Appena tornati a casa, cose comprate tutte Conad. Passata classica Conad, pan grattugiato e un robo che c'era lo sconto con la carta Conad. Quindi, incredibile. E adesso l'intento è quello di allenarsi, malavoglia, tramite questo strumento qui, che è fantastico. Devo fare le braccia oggi. Questo è il mio workout. Datemi feedback su cosa ne pensate. E niente, potrei anche farvelo vedere, però no, perché mi vesto da barbone con i miei vestiti da casa, quindi anche no. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi abbia fatto capire più o meno cosa faccio durante le mie giornate da studente del Politecnico. Molti di voi non sono iscritti, quello che dicono tutti gli youtuber. Se volete iscrivetevi, così da farmi capire che effettivamente vi interessa questo tipo di contenuto, e ditemelo nei commenti oppure lasciate un like. Ci si vede nel prossimo video, gente, e ciao!